È stata pensata un'interpellanza da portare direttamente in Parlamento per quanto riguarda l'ospedale Mazzini, l'ospedale di Teramo. Dal 2018 sono stati stanziati 81,5 milioni di euro per la sanità teramana. E appunto da 3 anni non esiste alcun progetto per poter utilizzare questi fondi. Noi vogliamo che vengano utilizzati subito, magari con una ristrutturazione, con un miglioramento antisismico dell'ospedale Mazzini, che chiaramente deve restare a Villa Mosca. Per questo motivo, data la gravissima inerzia dell'ASL di Teramo, io presenterò un'interpellanza al Ministero, innanzitutto per sgombrare il campo sul discorso del project financing. Noi non vogliamo che chiaramente si faccia lucro sulla sanità, dato anche degli scandali che sono successi purtroppo in Abruzzo riguardo i fondi sanitari. E poi chiaramente vogliamo delle risposte certe, vogliamo che a questo punto il Ministero solleciti la ASL a depositare questi progetti, questi studi di fattibilità, perché vogliamo che il nostro territorio utilizzi immediatamente queste risorse che devono servire proprio per migliorare la sanità e chiaramente sotto questo periodo di pandemia l'abbiamo visto quanto bisogno c'è di finanziamenti e la ASL non può rimanere inerte, non può congelare queste risorse. Inoltre c'è stato proprio in questi giorni un incontro con i comitati di quartiere e le varie associazioni che stanno partecipando a questa battaglia. Che cosa ne è uscito da questo incontro? Beh, intanto ringrazio tutte le associazioni, i comitati di quartiere, il coordinamento dei comitati di quartiere che abbiamo incontrato in questi giorni perché supportano questa battaglia, una battaglia che è di tutti i cittadini, perché se noi andiamo a chiedere a qualsiasi cittadino di Teramo, nessuno vuole che venga spostato questo ospedale, che chiaramente rimarrebbe solo un rudere, un ennesimo rudere per spostare i cittadini e l'economia fuori da Teramo. L'abbiamo già visto spostando l'università Colle Parco. Ecco, loro sostengono questa battaglia, sono con noi, anche loro chiedono trasparenza e soprattutto chiedono di spendere immediatamente questi fondi.